Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché oggi si pulla su terra. Oggi si pulla su terra essendo uscita con la sua nuova arma LD, la sua nuova arma Burst, un rework che l'ha addirittura potenziata ulteriormente rispetto a già gli innesti per l'appunto di Limited e Burst. E detto questo, ovviamente prima di andare nel dettaglio e quindi nel vedere effettivamente come mi andranno queste pull, perché bisognerà vedere come mi andranno queste pull, non ho problemi dal punto di vista economico, perché come potete notare le gemme sono abbondantemente superiori a quello che potrebbe effettivamente essere un ipotetico Pity. Ticket ne ho anche a sufficienza, ma non voglio sprecarli, in quanto Terra è un personaggio che fondamentalmente mi interessa, essendo stata reworkata abbastanza bene e soprattutto con un effetto LD e con un effetto Burst che mi interessano. Quindi è raro che personaggi riescano a conciliare effetti LD ed effetti Burst nel miglior modo possibile. Terra in questo momento, da quello che leggo, da quello che possibilmente è stata reworkata, ci riesce. Quindi sono molto molto soddisfatto di aver risparmiato comunque tutte queste gemme e quindi di conseguenza poterle pullare per un personaggio che a mio avviso può valerne la pena. Vi dico soltanto qualche informazione, magari dato che Terra è un personaggio abbastanza amato e magari c'è qualcuno che vuole sapere qualche informazione nel dettaglio, vi dico che Meltdown adesso da 6 utilizzi passa ad 8 utilizzi, stessa cosa anche per Meteor, solo che utilizzando Meltdown Plus, quindi la versione avanzata di Meltdown, le Hit Bravery diventano 4. Il Brave Overflow, l'overflow del Brave rubato passa al 150%, mentre invece la potencies totale dei danni Bravery arriva addirittura al 360%, quando prima era al 150%, quindi un raddoppiamento quasi delle potencies e qualcosina in più. Mentre invece si utilizza Magic Meltdown Plus, abbiamo le Hit Bravery che diventano 4 e le Potencies che vanno a raddoppiare, che dal 220% si passa a un 440%, quindi veramente veramente potente. Meteor addirittura stessa identica cosa, da 6 utilizzi passa ad 8. Utilizzando Meteor Plus l'attacco diventa ovviamente a tutti quanti target, cioè le Hit Bravery diventano a tutti quanti diventano a tutti gli avversari Hit Bravery, con un 60% in più per quanto riguarda i danni Bravery su single target, e l'overflow del Brave rubato passa al 150%, quanto prima era al 120%. Mentre invece Magic Meteor Plus diventa la stessa cosa, però sono 5 hit AOE con un single target con attacco HP e incrementa il Brave del 20% in base al danno che abbiamo effettuato. E poi successivamente vengono susseguite da altre 10 hit Brave AOE più single target HP attack, e l'overflow totale del Brave rubato passa al 200%, quanto prima era al 180%. La LD invece è ovviamente il pezzo forte di questo kit, in quanto consente di prendere per se stessa 4 turni di Loving User, di Loving Heart, scusate, dove aumentiamo gli stack di Magic a 5, quindi vengono aumentati di 5 in qualsiasi caso, e si tramutano tutto ciò in No Action Delay, un'estensione dei buff di se stessa, quindi un'estensione dei buff che possediamo già di 2 turni, e quindi di conseguenza abbiamo praticamente 4 turni di free skill e free turn, quindi non consumiamo turni, non abbiamo action delay, quindi attacchiamo di fila, quindi veramente tanta tanta roba, e ovviamente non consumiamo il turno, ma soprattutto, cosa importante, non si consumano gli stack di magic, quindi diventiamo praticamente delle potenze, diventiamo letteralmente delle potenze per poter attaccare di fila. E poi invece la Burst, che ci permette comunque di avere un cap di danno per quanto riguarda i danni Bravery di 14.998 e danni HP invece 149.998.
per quanto riguarda il suo attacco finale. Mentre invece l'effetto della Burst abbiamo il danno Bravery aumentato del 50%, il Brave Overflow che aumenta del 30%, il Brave guadagnato tramite Overflow 20%, un HP Damage Dealt, quindi un danno HP che riusciamo a infliggere del 20% ai target a cui è già stato inflitto lo status di Break, è un limite di danni HP superiori al 20%, quindi fino a 119.998, e recupera oltretutto il Brave del 50% in base al danno che abbiamo effettuato come danno Bravery. Quindi veramente tanta roba. Non pensavo di poter vedere un rework di queste portate a livello di Terra. Capisco che comunque Terra è un personaggio amato, è un ottimo protagonista, però anche in questo caso, così come Lightning o anche un pochino come Cloud, gli sviluppatori si sono veramente veramente sbilanciati. Detto questo, fatta questa piccola analisi di Terra, andiamo adesso ai banner. Vi faccio vedere i banner come sono strutturati. Il primo, con ovviamente free multi, dato che finiscono nel JP giorno 2, abbiamo Terra con BT ed LD nel primo banner, Porom, Terra ovviamente e Vanille. E questo sarà probabilmente il banner dove mi concentrerò di più, dato che voglio parecchie copie di Vanille per poterle maxare e successivamente ottenere le sfere. Dato che comunque la sua sfera pezzotta, come ci aspettavamo un po' tutti, si basa su una percentuale che è addirittura sotto il 50%, quindi il 40% di rimuovere un buff quando brecchiamo, sinceramente non mi sembra molto conveniente. Preferisco maxarmi le ex, recuperare due o tre sfere in base ai personaggi che reputo possano utilizzare questa sfera nel miglior modo possibile e averla comunque originale e utilizzarla dove mi conviene di più. E poi secondo banner, dove invece abbiamo la LD di Bash che ritorna in gioco con la sua Extended, quindi molto buono avere un tank come Bash che ritorna in auge grazie alla sua LD Extend, e ovviamente la Burst di Terra, perché giustamente la Burst di Terra ci fa da cornice nei banner in cui ovviamente sarà sinergica in questa prima metà di settembre. Detto questo, io voglio cominciare già subito dal banner che mi interessa con la prima free multi, per vedere se magari riusciamo a sculare da subito. Ovviamente mi interessano LD e Burst, non ho problemi di gemme, non ho problemi di risorse, potrei tentare i ticket, ma ticket li conserverò perché saranno appunto la mia ancora di salvezza durante questo mese di risparmio, fino a fine mese, dove appunto arriverà Alexander, Divine Alexander a livello 40. Quindi, detto questo, io direi che possiamo cominciare le nostre pull. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! No, ragazzi, no. Questa volta vi ho tirato un troll, vi ho tirato un tiro mancino. Mi dispiace, però ho trovato l'idea irresistibile. In realtà questo è un video per annunciarvi che stasera pulleremo sul banner di Terra. Stasera ci sarà addirittura una pull battle dove sono stato sfidato ufficialmente nel vedere chi troverà Terra per primo. Quindi io ho approfittato dell'occasione per tirarvi un troll, però al tempo stesso farvi comunque un'anticipazione di quello che è il rework di Terra, in modo tale da potervi dare già le info che magari vi interessano su Terra. Però semplicemente questo è un video che volevo fare per invitarvi questa sera alle ore 21, sempre sul mio canale Twitch, Joey192, perché a partire dalle 21 comincerà la nostra pool battle, la mia e di quest'altro ragazzo che è presente su Discord, dove ci sfideremo a suon di gemme per trovare Terra. Quindi appuntamento imperdibile, una serata per stare in compagnia, per divertirsi e fare un po' di caciara in chat. Non vedo l'ora. Detto questo, ovviamente io vi aspetto, spero che possiate essere numerosi anche per insultarmi fondamentalmente di questo piccolo troll che vi ho fatto oggi. E detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video, spero di potervi rivedere
stasera. Detto questo, buona fortuna per i pull se state già pullando o avete pullato. E detto questo, ci becchiamo stasera. Bye bye!